Il presunto killer di Roberto Romano, freddato a colpi di pistola lo scorso 24 marzo a Ruffano, si è arreso e consegnato ai carabinieri. Espedito Valentini, 28enne di Supersano, nella tarda serata di ieri alle 23 si è presentato presso la caserma dei carabinieri della compagnia di Maglie, accompagnato dal suo avvocato di fiducia. È ritenuto l'autore materiale della morte del 36enne di Ruffano, spirato nella corsa in ospedale dopo essere stato raggiunto in casa da alcuni colpi di pistola, e del ferimento di Dario Traversa, 28enne, anch'esso del posto, raggiunto ad una gamba e all'addome dalla raffica di proiettili. I nomi di Espedito Valentini e del suo autista, Andrea Maccagnino, 22enne di Supersano, erano noti agli investigatori sin dalle prime ore di indagine, ma dal giorno dell'omicidio Valentini si era reso irreperibile. Il ruolo del 22enne, arrestato lo scorso 30 marzo, secondo chi ha condotto le indagini, sarebbe stato tutt'altro che secondario. Lo confermerebbe il suo atteggiamento alla guida della Golf, con la quale avrebbe accompagnato Valentini in via Boccaccio. Mentre il killer era in casa, infatti, lui avrebbe atteso col motore acceso e lo sportello aperto. Fondamentale ai fini dell'attività investigativa, coordinata in prima persona dal procuratore capo Cataldo Motta e dal sostituto procuratore Giovanni De Palma, il ruolo svolto dal personale della scientifica, che con i rilievi ha permesso di ricostruire la dinamica della sparatoria poi rivelatasi mortale, determinante anche il lavoro dei carabinieri della stazione di Ruffano. L'omicidio sarebbe maturato nel contesto del traffico di stupefacenti, ne sono certi i carabinieri del nucleo investigativo diretti dal capitano Biagio Marro, che tuttavia non escludono risvolti che portano alla pista passionale, motivo per il quale tra i due non correva affatto buon sangue. Vittime e killer quel sabato sapevano di doversi incontrare per avere un chiarimento riguardo ad un debito di una partita di droga. Espedito Valentini e Roberto Romano pare fossero entrati in contrasto per una rivalità maturata nel controllo del mercato degli stupefacenti. Forse si sono pestati i piedi a vicenda, entrambi infatti pare che ambissero a dirigere le bande locali. Ma durante la discussione Valentini avrebbe estratto la pistola, una 9x21 al momento non ancora rintracciata, e fatto fuoco nella camera da letto, ferendo mortalmente Romano e colpendo anche Dario Traversa. In casa quel giorno c'era anche una terza persona, risultata però estranea alla vicenda. La presenza di pochi testimoni e il luogo chiuso dell'omicidio ha reso difficile il lavoro degli investigatori, che con pazienza e professionalità hanno ricostruito tassello dopo tassello il fatto di sangue. Valentini era ricercato da 11 giorni, durante i quali aveva fatto perdere le sue tracce. Poi, ieri sera alla svolta, braccato dai carabinieri, che hanno setacciato tutti i posti, in particolare le marine limitrofe, che avrebbero potuto ospitare il presunto assassino, Espedito Valentini si è costituito. Dovrà rispondere di omicidio volontario, tentato omicidio e porta e detenzione di armi. Le indagini, tuttavia, sono tutt'altro che concluse. Gli accertamenti continuano per individuare eventuali fiancheggiatori che in questi giorni avrebbero coperto il presunto omicida nella sua latitanza. Avevamo in qualche modo cercato di bruciare via via tutti i possibili nascondigli, e molto ha fatto anche la possibilità di avere già le dichiarazioni del Maccagnino, che era stato arrestato qualche giorno prima, e ritengo che questa sia stata la scelta migliore e che rende anche conto della bontà delle indagini della Procura, del dottor De Palma, del procuratore Motta e del nucleo investigativo. Ci sta una serie di elementi che ci fanno ritenere che tra i due non corresse buon sangue per pregressi rapporti, probabilmente anche, anzi quasi sicuramente anche per questioni in materia di stupefacenti, ma attenderemo anche gli sviluppi che ne deriveranno nei prossimi giorni.